Si è diffuso tutto intorno. Il mio stomaco ha parlato con un sussurro, non con un grido. Tocca questa donna con le tue mani e accarezzala. Sì. Mia cara signora Hunter, voi avete l'artrite, vero? Sì, è vero. Sì, il diavolo è nelle vostre mani e io lo succhierò via. Ecco, io non caccerò via questo demone con una febbre, perché questo spirito dentro di me mi ha indicato un nuovo modo di comunicare. È un gentile bisbiglio. Vattene da qui, demone. Vattene da qui, demone. Vattene. Vattene da qui, demone. Vattene da qui. Vattene da qui, demone. Vattene da qui, non alzare lo sguardo e non tornare mai più. Perché se lo fai, tutti gli eserciti del mio stivale ti prenderanno a calci nei denti e tu verrai catapultato di nuovo nell'oscurità e ributtato per sempre nella perdizione. E finché io avrò i denti, io ti morderò. E se non avrò più i denti, io ti morderò con le gengive. E finché avrò i pugni, io ti percuoterò. Adesso vattene via, demone. Vattene da qui, demone. Vattene da qui! E se n'è andato! Se n'è andato! Signore, se c'è! Si è lovato il Signore! Grazie, Gesù! Grazie a Dio! Mia cara signora Ante! Sì, caro Ilai! Ballate con me! È stato un sermone. Ci vediamo domani. Sì. Ilai, è successa una disgrazia al pozzo. Sì, ho sentito. Joe Gunda era un uomo di notevole fede. Se vuoi dire qualche parola, la sepoltura è domani a mezzogiorno. Daniel, questo incidente si sarebbe potuto evitare. È una cosa terribile pensare, sì, certo, a quel pozzo. Quegli uomini fanno turni di 12 ore, senza benedizione. Sono stanchi, se non riposano commettono errori. Alcuni stupidi. Di loro bevono. Non ci servono uomini riposati perché il pozzo produca. Se sono quassù ad ascoltare le tue prediche, il pozzo non produce e non può piovere oro su tutti voi. Avrei voluto passare più tempo con Joe Gunda. Si poteva fare di più. Se il pozzo non produce, non può piovere oro su tutti voi. Potresti far recapitare i suoi effetti personali alla famiglia, per favore? Grazie. Ho sentito che vuoi ingrandirti. Sì, la nostra congregazione cresce notevolmente. Ci serve più spazio. Certo, viste le tue doti di commediante.